qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Amici del Pallino Blu, ben ritrovati da Stefania Ceccarelli. Oggi per la nona giornata del campionato regionale di Serie A1 siamo al Bar Liberio di Montaletto di Cervia, dove si sfida la matricola di quest'anno, appunto il Liberio Montaletto, contro il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. Nell'ultima giornata di campionato c'è un cambio al vertice, perché il Buscecchio va a vincere ad Imola e quindi sopravanza i campioni regionali, che sono avvicinati dall'Italiano Espresso Romeo Ravenna, che però non va oltre il pareggio in casa contro il Felix Team Taverna Verde. Risale il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì, che vince un incontro abbastanza complicato contro il RG Impianti Sette Crociari e quindi subito ai piedi del podio. Cade invece l'altra grande, Ciclo da Porto Ravenna, che le busca dal Clay Sasso Morelli. Buone notizie anche per il President Park e per il Castiglione Sport, che vincono le loro importanti partite casalinghe. Un po' meno buone per il Liberio Montaletto, che vediamo stasera alla riprova, perché proprio nel derby cervese le ha buscate di brutto dal Castiglione Sport. Nel weekend si è svolta a Lecco, precisamente alla SD Campaniletto di Lecco, una gara nazionale importantissima, Memorial Giulio Crevenna, con il miglior giocatore d'Italia che si è dato appuntamento proprio al circolo Acli Campaniletto per questa gara. E udite udite, grande sorpresa e grande ritorno in auge di Massimo Loreti di Imola, che aveva vinto la sua unica gara nazionale ben 20 anni fa a Forlì ai Quattro Laghi. Si è ripetuto grazie a una prestazione straordinaria che gli ha consentito di battere il super campione d'Italia, non di questa stagione ma di tanti anni, Yuri Minocchi di Forlì. Una partita chiusa in volata, ma comunque vinta meritatamente dall'imolese Massimo Loreti, che in questo momento ha anche il ruolo di delegato del comitato di Imola, comitato che sta vivendo un momento eccezionale. Proprio la settimana prima Cristian Gasperini aveva vinto la gara nazionale a Passo Ripe. Di questa gara dobbiamo segnalare anche il terzo posto di Angelo Corbetta, sconfitto in semifinale dai Minocchi, e di Marco Meloni, Angelo Corbetta di Forlì, e di Marco Meloni di Cesena, che invece ha perso la sua semifinale lottando fino all'ultimo punto contro Massimo Loreti. Quinto posto per Alex Galli e Enrico Rosa di Rimini, Gianni Agnarelli di Savona e Riccardo Scali di Lecco. Che dire di questa gara? Una gara che ha premiato gli organizzatori, il Comitato Lombardo, presieduto da Marco Costantini, che ha avuto anche la soddisfazione di vedere vincere una gara di terza categoria da un rappresentante della Lombardia, Guagnelli, che ha battuto in finale un altro rappresentante lombardo, Barolo. Ma di questa gara giustamente dobbiamo ricordare l'impegno della famiglia Panzeri, Alessandro Panzeri e la mamma, che gestiscono il circolo Acli Campaniletto, che hanno avuto la soddisfazione, grazie all'impegno profuso assieme al consiglio di questo circolo, di vedere la presenza di tanti giocatori, uno scenario bellissimo, 8 biliardi rimesso nuovo, un grande entusiasmo che ha vivacizzato i 3 giorni della competizione. Ed ora, grazie a Gorina Panni, i risultati e la classifica del Nord Est Cup. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura,
rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Ottavo campionato Nordes Cup Serie A1, terza giornata. Jesolo Neroverdi 4-2, Murarotto Montesito 1-5, Green Planet Gold Bar Moro 2-4, Ragno d'Oro La Campagnola 3-3. Questa è la classifica dopo tre giornate. Ragno d'Oro Montesito 12, Bar Moro 11, Jesolo 9, Murarotto 8, Green Planet Gold La Campagnola 7, Neroverdi 6. L'occasione di avere il sindaco di Cevia, Luca Coffari, e il presidente dell'ASD Liberio Montaletto, Daniele De Lorenzi, è praticamente la prima per Teleromagna per quanto riguarda la permanenza di questa squadra in Serie 1 che è arrivata da quest'anno. Ma col sindaco prima, Luca Coffari, naturalmente sa che il biliardo Cevia è di casa per il mese del biliardo, ma ora, in questo campionato di Serie 1, il Comune di Cervia può vantare ben due squadre, perché l'anno scorso sia il Liberio Montaletto arrivando a seconda campionato di A2 che il Castellone Sport vincendo il campionato di A2 è salito in Serie 1, quindi un vanto che spero sia anche una piacevole sorpresa. Beh, devo dire di sì, come hai detto tu, insomma, Cervia è direi ribalta nazionale col mese del biliardo, ma anche poi con un'attività che dura, devo dire, tutto l'anno. È anche un bel momento per ritrovarsi, per stare insieme, per praticare la propria passione, perché poi questo vuol dire anche lo sport a tutti i livelli, in particolare insomma in luoghi di aggregazione come questi che si trasformano e che danno appunto la possibilità di mantenere viva una passione e anche una tradizione, direi, per la nostra terra, per la nostra Romagna. Quindi faccio i complimenti alle squadre, perché mi aggiorno e vedo che avete continuamente risultati, alcuni li abbiamo premiati anche in comune qualche tempo fa, e quindi credo che sia veramente, insomma, faccio i complimenti, perché non è facile portare avanti queste attività delle nostre associazioni sportive, e qui lo fanno, direi, in maniera molto, molto positiva. E sicuramente una società che va elogiata è il Liberio Montaletto. Hai citato una premiazione in comune, penso che ne sappia qualcosa Daniele, perché l'anno scorso il Liberio, oltre ad arrivare a prodare in Serie 1, ha vinto il campionato italiano a squadre, quindi una bella annata da ricordare, e adesso c'è anche questa prima apparizione su Teleromagna attraverso questa partecipazione al campionato di Serie 1. Sì, come diceva il sindaco, l'anno scorso è stata un'annata meravigliosa, ci ha visti vittoriosi nel campionato di A2, siamo stati promossi in questo magnifico campionato, anche se a onor del vero è un campionato molto, molto difficile e molto impegnativo, però il nostro spirito è sempre quello di aggregazione e di stare insieme e di competere con i migliori giocatori d'Italia, quindi per noi è un onore e speriamo di fare bene fino alla fine del campionato. Ecco, è stata una rincorsa durata praticamente 40 anni per il Liberia ad arrivare ai vertici di questo campionato, non è arrivata ancora la prima vittoria, forse la giornata odierna non è delle più propizie per cercarla, in ogni caso col sostegno del sindaco qualcosa in più si può anche aspettare. Beh, questo me lo auguro, dal 75 che noi facciamo questo tipo di attività e di sport, come tu sai, a livello agonistico, e questo ci dà la possibilità di metterci in mostra anche a livello regionale e nazionale. Questa sera speriamo con questa vostra presenza e con la presenza del sindaco di poter fare bene, ma soprattutto di comportarci bene dentro il biliardo e di dare il massimo, poi il risultato, quello che sarà, sarà. Allora andiamo a vedere e presentare la squadra del Liberio Montaletto dal sindaco e poi a goderci questo splendido incontro fra due grandi protagonisti, una matricola e una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda nel campionato regionale e anche seconda nel campionato italiano, che quindi ha delle ambizioni concrete di ambire al successo anche quest'anno. Maurizio Fucchi, neo acquisto del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Perugino, come ti trovi con i tuoi nuovi compagni di squadra? Allora, io mi trovo benissimo e anzi li volevo ringraziare perché praticamente mi hanno dato l'opportunità di giocare in questo campionato che ritengo che sia il massimo che c'è in Italia, quindi per me è un'esperienza unica e ecco, l'importante speriamo di fare bene. Siamo alla nona giornata, com'è andata finora il tuo ingresso appunto in squadra? Allora, io ho giocato solamente per il momento due partite, una Imola e un'altra al Circolo dello Sport di Ravenna, questa è la mia terza partita, e una vittoria e una sconfitta, e vediamo questa sera, speriamo l'importante è la squadra comunque che riporti i tre punti poi
Naturalmente, certo, ci tengo a fare bella figura anch'io. 12 punti di Acchetto. Il giocatore dell'Iberia dovrà affrontare Giuseppe Perucchetti, il vincitore del Super Pallino Blu. E questo è Stefano Raggi della squadra di casa, che si presenta con un tiro di bocciata da 8 punti. Gioca assieme a Michele Marchetti. Gli avversari sono Danilo Cortecchia e il blasonatissimo Angelo Corbetta, schierato un po' a sorpresa nella formazione in coppia. Angelo Corbetta, tiro di sottocalcio, grande esecuzione. Aveva lasciato in precedenza 4 punti sul campo in un tiro di rimessa, ma ne è andato a recuperare 8 con un'esecuzione straordinaria di sottocalcio. Grande tiro. Valerio Versani ne fa 16, conduce 31-0 nei confronti di Giuseppe Perucchetti e soprattutto alimenta l'entusiasmo alle mie spalle del pubblico Liberio Montaletto. Stefano Raggi, dopo lotto iniziale un po' sbilenco, stavolta ne fa 10 in maniera perfetta. La coppia del Liberio ora conduce 24-8. I primi punti per Giuseppe Perucchetti arrivano da questo tiro di calcio in cui realizza un birillo, per dire 4 punti più i 3 di Accosto, e quindi ora il giocatore del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde si accinge alla bocciata, suo primo pallino sul 7-31. Questo è un tiro che molto inusuale, cercare di fare punti col pallino è sicuramente l'ambizione di tutti. Ci è riuscito Perucchetti con un doppio rimpallo che ha mandato il pallino ad abbattere 2 birilli, e quindi 4 punti guadagnati, 11 Perucchetti e 31 Bersani, che però ha a disposizione un pallino sul castello che sfrutta appieno con questo tiro di calcio che gli dà la possibilità di ottenere altri 12 punti, 43 Bersani, 11 Perucchetti. Il primo pallino di Angelo Corbetta, 8 punti. Corbetta ne fa addirittura 10 con quest'ultimo birillo abbattuto. La coppia Corbetta-Cortecchia, uno sioglilingua quasi, ne hanno ora 20, gli avversari 24. Brutte notizie per Giuseppe Perucchetti, il punto non c'è e 12 punti persi. Lanciano Valerio Bersani in orbita, ora Bersani ne ha 58 e il pallino da bocciare, Perucchetti appena 11, è tanta strada da recuperare. E ora Bersani al terzo pallino fa il filotto e il birillo laterale. 10 punti, 68 Bersani, 11 Perucchetti. Questo è un altro guaio per Giuseppe Perucchetti, che praticamente lascia sul campo 4 punti e poi c'è anche la boccetta nulla, e quindi ne va 72 Bersani con questi altri 4 punti gratuiti, mentre per Giuseppe Perucchetti l'accosto è ancora da conquistare. Bel colpo Giuseppe Perucchetti, 12 punti di calcio più anche l'accosto. Perucchetti ora ci guadagna la bocciata sul 27-72. Secondo pallino Giuseppe Perucchetti,
un rientro del pallino che abbatte due birilli, sono 4 punti per Perucchetti che ora ne ha 30, Persani 72. Angelo Corbetta sbaglia la bocciata sul 22-27. Perucchetti, stanno arrivando altri guai, altri 8 punti persi dopo questo tiro di sottocalcio mal riuscito. Bersani 80, Perucchetti 30. Perucchetti che ha già lasciato 24 punti sul campo. Grande giocata Michele Marchetti, 12 punti e l'accosto, e con questo calcio Marchetti e Raggi ora conducono per 41-22 e soprattutto Raggi può bocciare per la quarta volta. Raggi a segno, 2 punti, 43-22. Il terzo pallino di Giuseppe Perucchetti è da 10 punti, ora ne ha 42, il giocatore del Gran Hotel Presso Taverna Verde Forlì, suo bersaglio, bersaglio 80. Bel colpo Michele Marchetti, altri 4 punti con questo tiro a tre sponde, 47-22 per Marchetti Raggi. Giuseppe Perucchetti raccoglie su un tiro di calcio altri 4 punti, ora ne ha 46, Persani 80. Perucchetti, pennellata sicuramente straordinaria, altri 8 punti, Perucchetti ora boccia con i 2 punti di accosto sul 56-80 ed è il suo quarto pallino. Errore di bucciata per Perucchetti che rimane staccato di 24 punti. Corbett in azione, terzo pallino, Angelo Corbetta realizza lo strike, 12 punti, ne hanno 36, Corbetta Cortecchia 47, Marchetti Raggi. Giuseppe Perucchetti ora mette segno alla bocciata e con questo realizzo da 8 punti si porta su 66-84. Quinto pallino di Stefano Raggi, attenzione, un 10 importantissimo perché ora la coppia del Liberio ne ha 59, ricacciati indietro Corbetta Cortecchia che si erano avvicinati, che sono invece sul 36. E ora Giuseppe Perucchetti con questa bocciata da 8 punti si porta sul 79-84, un recupero lampo contro un Bersani che si è addormentato sul più bello. E Bersani, tentativo sbracciato, riesce a farne 3 e ritorna a bocciare. Bersani dopo lunga, lunghissima astinenza lo fa sull'87-79. Persani non è più così convinto o convincente, sbaglia l'ennesima bocciata e come vedete tiene anche il gioco nella parte alta, conduce 87-79, ma cominciano ad essere troppi gli errori inanellati nell'ultimo scorcio di questa partita. Accosto guadagnato da Michele Marchetti che consegna la possibilità di bocciare per la sesta volta Stefano Raggi sul 61-42. Raggi c'è, un altro bel colpo da 8 punti e ora ne hanno 69 Raggi e Marchetti, mancano ancora 11 punti per guadagnarsi la vittoria
Corbetta e Cortecchia sono fermi sul 42. Perucchetti, settimo pallino a vuoto, Perucchetti 82, Bersani 87, l'occasione del ricongiungimento del sorpasso svanita dopo questa seconda bocciata su 7 sbagliate dal giocatore del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. Angelo Corbetti in azione, 2 punti subito e deve accontentarsi di questo misero risultato. 46 Corbetta Cortecchia, 69 Raggi Marchetti. Ecco Bersani in azione, riesce nell'intento di guadagnarci l'accosto che è già un buon risultato. Con 3 punti vorrebbe dire guadagnarsi l'accesso al tiro della partita sul 90 e quindi Bersani deve giocarsi l'ultima in accosto per farne 3 e quindi andare al tiro della partita. Eccoli qua i 3 punti per Bersani che boccia sul 90, una grande opportunità per il Liberio Montaletto, per Valerio Bersani, per giudicarsi la vittoria. Bersani, filotto, e passa poi di nuovo sul stesso direttiva e quindi sul 98 mancano solo 2 punti al giocatore del Liberio per guadagnarsi la partita. Attenzione, calcio rovesciato e accosto da guadagnare, Perucchetti ne fa 4 e conquista anche l'accosto, un'ottima esecuzione questa di Giuseppe Perucchetti che ora ne ha 86 e mantiene anche la boccetta di vantaggio. Corbetta, 2 punti di prima passata, possibile rientro del pallino, no, niente da fare. Corbetta Cortecchia 51, Raggi Marchetti 69. Perucchetti, giocata non eccezionale, attenzione, possibile bevuta e chiude ingloriosamente Giuseppe Perucchetti con un altro 12 punti persi. Ha lasciato sul campo la partita con quest'ultimo tiro, ma aveva sicuramente consegnato a Bersani parecchie opportunità anche in precedenza. Bersani vince 110-86, una partita che l'aveva vista in vantaggio con grande margine a fase iniziale, poi il recupero di Perucchetti vanificato da questa ultima giocata. Perucchetti che si è segnalato per aver lasciato sul campo la bellezza di 42 punti e sono tanti in una partita che si svolge ai punti 100. Bersani ne ha approfittato e il Liberio conduce 1-0 nei confronti del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. Michele Marchetti all'accosto, obiettivo è farne come minimo 3, il top sarebbe farne 5, per il momento i 3 sembrano a portata di mano, per farne 5 serve una ultima giocata di precisione. Conducono 69-51 Marchetti Raggi, l'opportunità è grandiosa per mettere segno una vittoria importante contro giocatori del levatura di Danilo Cortecchia e Angelo Corbetta, schierati sorprendentemente in coppia quest'oggi. E come vedete Marchetti ne fa 3 e quindi si guadagna il diritto alla bocciata sul 72. Serve il filotto per chiudere, filotto che per Raggi è stato già realizzato in ben 2 occasioni, 2-8, 2-10, 2 volte a vuoto e un 2 nei precedenti 6 tiri. E ora arriva il 10 finale, vincono Marchetti Raggi 82-51 nei confronti di Corbetta Cortecchia. Il Liberio sogna perché ora vince 2-0 contro il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. Bocciata d'acchitto per Nicola Tascinati,
gioca con Claudio Cicognani, fa due punti di bocciata trascinati. Gli avversari da affrontare sono Loris Travaglia e Maurizio Fucchi. Ricordiamo che questa partita parte con la squadra di casa, il Liberia Montaletto, che conduce 2-0, un risultato oserei dire sorprendente contro lo squadrone forlivese del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. Loris Ravaglia si guadagna 5 punti di accosto e la bocciata sul 5-2 in mano a Maurizio Fucchi. Debutto di bocciata per Mauro Locchi della squadra di casa del Liberia Montaletto. Parte con un tiro da 12, Mauro Locchi. E questa è la bocciata di Maurizio Fucchi, che dopo i 5 di accosto guadagnati ne fa anche lui 12 di bocciata. Direi che questo inizio di sfida ha visto il giocatore Maurizio Fucchi, che gioca per il primo anno alla Taverna Verde Forlì, con una bocciata straordinaria da 12. Ricordiamo che Fucchi è di Perugia. E torniamo a parlare della partita di biliardo laterale con Mauro Locchi, che ha ottenuto lo stesso punteggio di bocciata, e andiamo a presentare anche il suo avversario. Eccoli qua i due protagonisti della sfida, che hanno qualcosa in comune che adesso vi vado subito a svelare. Mauro Locchi è ormai in Romagna da tanto tempo qui a Liberio, ma ha una storia nella Comitato di Perugia, e il suo avversario è il giovanissimo Michele Bonini, che appunto è un astro nascente sempre della scuola perugina. Quindi in campo in questo momento ci sono ben 3 perugini, 2 che difendono i colori del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, questo giovanissimo Michele Bonini e il più, chiamiamolo, esperto Maurizio Fucchi. In azione Maurizio Fucchi, aveva fatto 12 al primo acchito, ora ne fa 6, ma lascia una parte del filotto sfiorando l'ennesimo risultato. Punteggio complessivo 25-4 per la coppia ospite. Il terzo pallino di Mauro Locchi, attenzione, possibilità di ripetere l'exploit iniziale. E in effetti il 12 è sfiorato, ne arrivano comunque 10 per Locchi, che guadagna un margine sostanzioso 31-3, ben 28 punti di margine nei confronti del più giovane avversario Michele Bonini. Il primo filotto di Nicola Tascinati, arrivano anche altri 2 punti, quindi 10 totale per Tessinati, che fissa il punteggio sul 16-25. Terzo pallino, attenzione perché Michele Bonini si avvia ad ottenere i suoi primi punti con questo tiro di rientro, 8 punti, ora ne ha 15 Bonini, 31 Locchi. Maurizio Fucchi, ennesimo bel tiro di bocciata, stavolta ne fa 10, una buona sequenza per il giocatore della Taverna Verde, un 12 iniziale, un 6 che valeva altrettanto al secondo tentativo, e questo 10, punteggio fissato sul 38-16 per la coppia ospite. Attenzione Mauro Locchi, esecuzione da maestro, alla fine guadagna 12 punti con un piccolo brivido, potevano essere anche 16 se rimaneva in piedi il bianco e cadeva solo il rosso, ma con questo realizzo comunque Locchi spicca di nuovo il volo, 47-15 per il giocatore del Liberia Montaletto. Nicola Tascinati ora si è rimesso in palla dopo un inizio stentato, 1-0 e un 2 nelle prime due. Ne ha fatti 18 nelle due successive e ora siamo sul 26
Tascinati Cicognani, 38 Fucchi Ravaglia. Bel colpo Michele Bonini, segni di riscossa, questa due sponde vale 12 punti e poi c'è anche l'accosto. E quindi Michele Bonini dà un po' una scossa alla sua partita finora quanto incolore con questo realizzo complessivo di 15 punti, 3 di accosto e 12 di rimessa, boccia sul 30-55. E ora arrivano altri 2 punti per Bonini, che ne ha quindi 32, Locchi 55. Bel calcio di Loris Ravaglia, che si guadagna 4 punti, un pallino che batte il birro laterale, coppia ospite conduce 45-34. Locchi, Filotto, 65 Locchi, 32 Bonini. Claudio Cicognani, colpo straordinario, un tiro diretto sulla boccetta che gli avversari avevano sfruttato per l'acchitto iniziale di questa tornata. 10 punti e le due coppie sono praticamente ormai vicinissime, 44-49. L'ultima di Michele Bonini, ormai non deve più sbagliare il giocatore della Taverna Verde. Con questa giocata va di precisione millimetrica a guadagnarsi un pallino che gli dà qualche speranza in più. È il quinto che si avvia la bocciata sul 34-69. Bisogna cominciare a far legna. E Bonini per la prima volta va a segno con un tiro deciso di bocciata, Filotto, e siamo sul 42-69. Claudio Cicognani in azione, un pallino da conquistare abbastanza complicato, e Cicognani ce la fa splendidamente e quindi c'è il sorpasso dopo lungo inseguimento e qualche magagna combinata dagli avversari. In particolare un 8 punti persi da Maurizio Fucchi in un tentativo di realizzo. C'è per la prima volta il Liberio che conduce anche in questa partita, e Tascinati boccia sul 50-49 per la sesta volta. Tascinati, altri 6 punti e hanno 56. Ora Tascinati e Cicognani, 49 Fucchi Ravaglia. Loris Ravaglia accosto due sponde per fermarsi in prossimità del pallino e guadagnarsi il colore. Ora ne hanno 57 giocatori del Taverna Verde, e bocciata sul pallino per la sesta volta. Pallini sono 6 pari, punteggio quasi 57-56, ma la bocciata è di Maurizio Fucchi, che torna a fare una buonissima esecuzione. Ha avuto un inizio folgorante, 3 bocciate una meglio dell'altra, poi le ultime due che lasciavano un po' a desiderare. Ora ritorna a farne 8 e quindi la coppia del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde conduce 65-56. Locchi, 4 punti. Ha avuto un calo di rendimento di bocciata Locchi, ma rimane con un ampio margine dopo questi ultimi 4 realizzati, ne ha 80. Michele Bonini, praticamente mai in partita finora, ne ha 46. Grazie alla correzione del pallino blu sulla boccetta dell'avversario, 4 punti guadagnati, Bonini 50, Locchi 80. Tascinati, la bocciata del sorpasso. Ora ne hanno 68 i giocatori del Liberio contro i 67 degli ospiti. Michele Bonini,
10 punti di Bocciata, Bonini 62, Locchi 82. Bellissima giocata di Lolis Ramaglia, che mantiene la posizione di vantaggio. Battute finali che si presentano interessantissime. Bonini che ora inanella un altro bel tiro di Bocciata, veniva da un 10, ne fa 8, un risveglio un po' tardivo ma importante, ne ha 72 Bonini, 89 Locchi. Loris Ramaglia, la partita si decide con questo costo sbagliato, bocciano su 70 a 67 Tassinati e Cicognani, match ball, e match ball anche in mano a Mauro Locchi, il Liberio che conduce 2-0. Per il momento va sul 95 Locchi, ma attenzione, possibilità di rientro, non c'è rientro. Locchi ora 95, Bonini 72. Ora vediamo Tassinati cosa combina sul 70, deve far 10 pure lui per guadagnare la partita. Tassinati, match ball sciupato, rimane invariato il punteggio, 70-67 per la coppia del Liberio. Cicognani, esecuzione non redditizia, si ferma su 70 per il momento la corsa della coppia del Liberio. E questo è l'accosto, 3 punti di accosto, banco un birillo, eccolo qua, anzi i 10 punti di Mauro Locchi che vince 108-72 e il Liberio si porta sul 3-0 nei confronti del Grand Hotel Palazzo. Maurizio Fucchi invece si conquista 3 punti straordinari e la possibilità di bocciare sul 70 pari, e nono pallino in mano alla squadra ospite, può rilanciare il Grand Hotel Palazzo in questa sfida in casa del Liberia Montaletto, che sta in qualche modo diventando una agonia. Fucchi, 2 punti per il momento, serve il filotto per chiudere, il filotto arriva e vincono Fucchi Ravaglia 80-70 e ora il punteggio è Liberio 3, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 1, le ultime due decisive per la spartizione dei punti in palio. Plic, po, pum, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Sport Center, il fornitore ufficiale di chi ama lo sport, ti aspetta nel suo showroom a Cesena. Sport Center, il numero uno nella classifica Timmer. Visita il sito sportcenter.com e scopri tutte le offerte a te dedicate. Le due partite decisive si avviano con la bocciata di Alex Galli, che fa 2 punti e poi rimpallo. Dovrà affrontare Massimo Magnani. E questo è il debutto di Massimo Cicali, che fa pure lui 2 punti, sempre della squadra della Taverna Verde Forlì. L'avversario è di Ader Sorci. Ricapitoliamo un po' quello che è successo fino adesso. Il Liberio Montaletto conduce sorprendentemente 3-1 contro lo squadrone forlivese. Adesso con queste ultime due si va ad ultimare un incontro inaspettatamente in sospeso con la squadra ospite, che schiera due cavalli di razza, Cicali e Galli, che finora hanno
dato un ottimo rendimento, ma sono chiamati a non sbagliare il minimo colpo, se no se ne va la possibilità di realizzare dei punti per la classifica. Yadir Sorci, primo pallino, Filotto, Sorci 11, Ciccoli 2. Ed eccolo il tiro di Massimo Ciccoli, una tre sponde, tocca la boccetta, sposti il pallino sul castello, ne fa 8 più anche 3 di accosto e con questi punti realizzati Ciccoli è già sull'avversario. E questo è il tiro di Ciccoli che quindi mette già a posto la situazione perché fa il suo primo filotto che vale l'allungo 23 a 15 per Massimo Ciccoli. E questo è Massimo Magnani, aveva fatto 12 nel tiro precedente, stavolta ne fa 10 e ora conduce 35 a 11 nei confronti di Alex Galli. Massimo Ciccoli, 10 punti, Ciccoli 35, Sorci 17. Alex Galli, quarto pallino, arriva il primo 10, anzi è un 12. Galli si riavvicina, ora ne ha 28, Magnani 35. Terzo pallino di Yadir Sorci, filotto. E poi anche birro laterale, quindi sono totale 10 punti per Sorci, che ora ne ha 29, Ciccoli 35. Magnani a segno ancora. Quarta bocciata, il filotto di Magnani, che ora conduce 46 a 36, un Magnani sempre segno di bocciata, un 4 iniziale, poi un 12, un 10 e un 8 per staccare 10 punti il suo avversario Alex Galli. Massimo Ciccoli cerca di guadagnarci un pallino importante, eccolo qua, il pallino è anche 3 punti di accosto per la bocciata sul 38 a 29, quinto pallino per Ciccoli. Massimo Ciccoli ora ne fa anche 10 di bocciata, secondo 10 consecutivo, anzi arriva il 12 per Ciccoli che quindi stacca in questo momento inesorabilmente il suo avversario. Ciccoli 50, Sorci 29. Galli, accosto complicato che arriva con questa bella giocata, anzi ci sono 3 punti per Galli, quinto pallino da bocciare sul 39 a 46. Galli si avvia ad ottenere il secondo 12 consecutivo, Galli ora conduce 51 a 46, splendida risposta ad un Magnani che sembrava volar via, invece ora si trova sotto di 5 punti, ma Galli ne ha fatti 24 in soli 2 bocciate. Massimo Magnani, tentativo a tre sponde, correzione sul pallino, 4 punti all'accosto, Magnani 50, un punto solo di ritardo rispetto a Galli. Massimo Magnani, attenzione, splendido calcio, 12 punti, Magnani se ne va di nuovo, 62-51. Questo tentativo di Massimo Ciccoli di guadagnarsi un pallino difficile, il pallino non arriva, Paccia Sorci con 3 di accosto e ha 32, Ciccoli 50. Sorci c'è,
un altro tiro di bocciata straordinario da 10 punti, 42 sorci, 50 ciccoli. E questo è un altro bel tiro di bocciata con il quale Galli va ad ottenere 10 punti e quindi a soli 2 di distanza dal suo avversario, 63 a 65. Ciccoli 8 di colore, 10 di bocciata, di nuovo staccato di Ader Sorci che ha inseguito, ma ora riviene mandato lontano. Ciccoli 68, Sorci 42. L'ultima di Magnani, una a tre sponde pure questa. Magnani fa un birillo, 4 punti, ne ha 69, ma poteva sicuramente sfruttare meglio questa situazione. Ora Galli con 6 punti di ritardo può giocare le prossime due sempre al realizzo. Come tocca il pallino, lo alza e lo manda sul castello, può fargli gioco anche la boccetta. Galli non riesce nell'intento di far birilli, li sfiora solo. Alex Galli, i 10 punti, ormai una consuetudine nelle ultime 4, 2-10 e 2-12. Galli ora conduce 76 a 69. Il quinto pallino di Ader Sorci, un altro 10. Sorci torna in gioco, 58 Sorci, 68 ciccoli. Magnani, splendida prestazione di Massimo Magnani che ora ne fa anche 12 di bocciata. Magnani 89. Direi che Magnani e Galli sono stati bravissimi entrambi. Ciccoli ancora a segno, un altro 10, una splendida sequenza, 5 bocciate di seguito, 2 10, poi un 12, un altro 10, un 8 e Ciccoli ora ne ha 80. Sorci, che pure ha fatto 3 10 di seguito, si trova abbastanza a disagio perché 22 punti sono duri da recuperare a questo Ciccoli infallibile di bocciata. L'ultima di Alex Galli, deve abbassare quel pallino, palle scivolare verso le proprie, direi che il gioco gli riesce, ma Magnani ha un ampio spazio per guadagnarsi un accosto direi determinante per l'intera sfida, perché Magnani conduce 89-76, se riesce a guadagnare questo pallino boccia per la partita. Sul 91 Magnani ce la fa. Il settimo pallino in mano a Massimo Magnani, impatta i pallini rispetto al suo avversario, un Magnani che è stato per il momento veramente bravissimo in bocciata, solo un errore nelle precedenti 6. Adesso è atteso al tiro determinante, 10 punti per la gloria sua e del Liberio Montaletto. Attenzione, 2 punti ci sono subito, il pallino scivola sul filotto e Magnani vince. Una prestazione straordinaria di Massimo Magnani, 101-76 nei confronti di un Galli altrettanto bravo, e il Liberio, udite udite, conduce 4-1 nei confronti del Gran Palazzo Taverna Verde Forlì. E questi sono i primi 3 punti della matricola Liberio Montaletto. A tre sponde di Ader Sorci, cerca un bel colpo con il quale va ad ottenere anche un 8 di colore che sembrava irraggiungibile. Sorci, deliziosa giocata, impreziosisce una prestazione comunque importante contro un campione della vettura di Massimo Ciccoli che non l'ha chiuso sul 90, ed ora Sorci sul 73 cerca di imbrigliare un po'
una situazione, ma Sorci sul più bello ci presenta la bocciata più brutta. Avevamo visto sempre molto prodigo di realizzo, molti birilli abbattuti. Stavolta, quando poteva rimettere in gioco la partita, sbaglia grossolanamente l'esecuzione. Lunga, corta, in appoggio sulla propria, ma se va troppo dentro può scivolare via. E scivola via, lascia il pallino a Sorci, che quindi boccia una ennesima esecuzione per lui su 76-92. Sorci di bocciata ha un po' esauriti i colpi, secondo zero consecutivo. Ciccoli sul 95 si avvia al tiro per la partita, due punti di prima passata e poi non c'è ancora la conclusione dell'incontro. 97 Ciccoli, 76 Sorci. Bel colpo di tre sponde, altri 4 punti guadagnati, 80 Sorci, 97 Ciccoli. Eccolo, Ciccoli che cerca di abbassare quel pallino. Dobbiamo aspettare ancora per la chiusura, perché Ciccoli si deve accontentare della costa semplice, la bocciata sul 99. E Ciccoli chiude con un bel filotto. Punteggio Liberio 4, Grand Hotel Palazzo 2. È la prima vittoria del Liberio in Serie 1, i primi tre punti. La seconda sconfitta consecutiva fuori casa del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde è più che un segnale allarmante per una squadra ambiziosa come quella forlivese. Stefano Raggi, possiamo dire quella che ha iniziato l'opera, questa vittoria del Liberio è passata attraverso anche la coppia Raggi-Marchetti, che ha battuto campioni della vettura di Corbetta-Cortecchia, una coppia diciamo un po' a sorpresa schierata, ma voi avete fatto un'ottima prestazione. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo stati molto bravi, merito anche del mio socio Marchetti, che avevo piacere se veniva qua a fare due chiacchiere, ma vedo che non viene. Comunque finalmente siamo riusciti a portare a casa una vittoria dopo tante delusioni, stasera finalmente. E con una signora squadra. E contro una squadra che va tra le maggiori, quindi siamo contentissimi. Speriamo che sia l'inizio di una serie positiva, che per riuscire ad arrivare almeno in una posizione un po' più... in una posizione migliore, dai, adesso siamo un po'... siamo in fondo e non va bene, anche perché... il nostro capitano ci tiene tantissimo, stasera non ha voluto giocare per far giocare altre persone, per cui ci impegneremo sempre al massimo. Il Tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il Tironzolo della serata lo assegniamo a Giuseppe Perucchetti. Ha lasciato ben 36 punti complessivamente al suo avversario, l'ultimo poteva rimettere in gioco la partita, invece 12 punti persi, un tentativo di allargare che è stato anche un po' sfortunato, ma credo che si meriti questo, chiamiamolo premio, perché non ha giocato una partita all'altezza delle sue capacità. Polifemo Quadrani, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Il miglior tiro lo diamo a Diader Sorci. Ha lottato direi fino all'ultimo contro un campionissimo come Massimo Ciccoli, era riuscito a metterlo un po' in difficoltà con un tiro a tre sponde sensazionale, aveva realizzato un 8 che lo rimetteva in gioco, poi ha vanificato un po' tutto perché ha sbagliato le due bocciate consecutive, ma Diader Sorci è sicuramente una pedina importante per questo Liberio per portare altri risultati alla squadra. Il dato è offerto da
Hamburgeria Fast Easy Good, via Bollana 57, Montaletto di Cervia. Ecco una nuova realtà nel nostro territorio. Grazie a uno staff giovanile, moderno e molto grintoso puoi trovare panini e hamburger, dove la fantasia degli ingredienti si sposa coi sapori e coi gusti, in piatti molto appetitosi e mai banali. Un connubio di qualità dei prodotti con la freschezza delle materie prime. Hamburgeria non è qualunquismo, ma una scelta giusta al momento migliore. Hamburgeria Fast Easy Good, via Bollana 57, Montaletto di Cervia. Telefono 0544 96 45 27. Una nona giornata di campionato che sconquassa un po' tutto il vertice della classifica, perché l'unica squadra a vincere è la capolista, il Buscecchio, che quindi stacca le avversarie, perché il Maneca Feboccioppila perde fuori casa inaspettatamente. Il Taverna Verde qui al Liberio ha fatto altrettanto e poi c'è il Cicco dello Sport che non riesce a vincere la partita casalinga. Quindi dobbiamo dire che c'è una fuga in atto. La squadra di Forlì ha ora 4 punti di vantaggio sulla seconda e c'è anche il Romea, che è stata sorpresa fino all'altro ieri, che ne becca 5 dal Maneca Feboccioppila 2, ridimensionato notevolmente lo squadrone ravennate. Vogliamo dire però che la notizia del giorno è sicuramente anche il fatto che il Liberio Montaletto, neopromossa, che debuttava in Serie 1, ha battuto una squadra di prim'ordine come il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. I primi 3 punti del Liberio, una squadra che ha messo in campo di tutto e di più. C'era anche il sindaco ad assistere a questa splendida giornata, mentre il Taverna Verde ha dimostrato di essere una squadra senza anima, forse anche senza corpo in questo momento. È tutta da rifondare, una squadra che aveva ambizioni grandissime, ora si trova in grande difficoltà. Gioia per il Liberio, gioia per il Buscecchio, sicuramente dolori per la squadra forlivese. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati 14° campionato regionale Serie A1, nona giornata. Cappelletti Felix Team, Capitan Bagatti Bellaria 2-4. LS Tex Master Novellara, President Park Ronco 0-6. Scavianzaloni Codi Fiume, Manuel Caffè Bocciofila 1 4-2. Manuel Caffè Bocciofila 2, Espresso Italiana Romea 5-1. Circolo Sport Ravenna, Tex Master Novellara 3-3. RG Impianti 7 Crociari, Bibizzò Caffè Villanova 2-4, Clai Sasso Morelli, Leondoro Molinella 3-3, Liberio Montaletto, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 4-2, Italiana Assicurazione Buscecchio, Bagno Venere Castiglione 5-1. Questa è la classifica dopo 9 giornate. Italiana Assicurazione Buscecchio 23, Manuel Caffè Bocciofila 1-19. Espresso Italiana Romea 18, Grand Hotel Palazzo Taverna Verdi, Circolo Sport Ravenna, Tex Master Novellara 17, Leondoro Molinella e President Park Ronco 16, Bibizzò Caffè Villanova, Clai Sasso Morelli 13, Bagno Venere Castiglione 12, Scavianzaloni Codi Fiume 11, RG Impianti 7 Crociari 10, Capitan Bagatti Bellaria 7, Manuel Caffè Bocciofila 2, Liberio Montaletto 5, LS Tex Master Novellara e Cappelletti Felix Team 2. Questi gli incontri della 10ª giornata in programma l'8 novembre. Grand Hotel Palazzo Taverna Verdi Clai Sasso Morelli, Espresso Italiana Romea, LS Tex Master Novellara, Tex Master Novellara Scavianzaloni Codi Fiume, President Park Ronco, Cappelletti Felix Team, Manuel Caffè Bocciofila 1, Circolo Sport Ravenna, Bibizzò Caffè Villanova, Liberio Montaletto, Bagno Venere Castiglione, RG Impianti 7 Crociari, Capitan Bagatti Bellaria, Manuel Caffè Bocciofila 2, Leondoro Molinella, Italiana Assicurazione Buscecchio.
E da Montaletto si conclude così questa puntata del Pallino Blu. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la Coppa dei Campioni, dove andremo al Circolo Andrea Costa a Carpi per assistere allo scontro tra il Manuel Caffè Bocciofila e LS Tex Master Novellara. Arrivederci. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.